Benvenuti alla presentazione, o se vogliamo alle video istruzioni di questo display esterno per FT8 e 17 che è pensato e studiato per chi utilizza l'apparato assieme a dei transverter per microonde. Abbiamo l'8 e 17 acceso in 2 metri e una breve presentazione del circuito, un microcontrollore Atmel ATmega 168 in formato DIP. Qualche componente, il quarzo per l'oscillatore, due pulsanti chiamati Up e Enter, il connettore per il cavo che arriva dalla radio e qui ho messo due file di piedini per infilare il display. Il display è questo, due linee 16 caratteri per linea con retroilluminazione basato su un chip chiamato HD 44780. Ho inserito il display, adesso inserisco il cavo. Eccoci qua. Ecco qua, ho già programmato sul microcontrollore un oscillatore locale di 10 GHz e 224 MHz, che è quello utilizzato da chi opera in 10 GHz con IF in 2 metri. Vediamo. Sul display è indicata la frequenza in Hertz, il modo operativo selezionato sulla radio e il numero di oscillatore locale selezionato in uso dal display. Ci sono 16 locazioni possibili di memoria a bordo del display che sono mantenute anche quando viene spento. Se io vado a sintonizzare e a risintonizzare l'apparato, vedete la risoluzione è a 100 Hz, sia per la frequenza dell'oscillatore locale sia per quanto letto dalla radio sul display. Ovviamente la sintonia continua a funzionare con una risoluzione di 10 Hz. Se vado a cambiare modo, ovviamente viene tutto riportato sul display. I due pulsanti, nella modalità di operazione normale, hanno la funzione di cambiare l'oscillatore locale utilizzato, che potrebbe corrispondere a un transverter diverso. Arriviamo alla locazione numero 16. Ho messo dei valori di comodo semplici per verificare che le somme venissero corrette. In realtà l'unico buono utilizzato è questo. Mentre qua sul pulsante Enter viene operato il cambio di VFO, quindi viene inviato un comando all'817 per commutare da un VFO all'altro. Qui è finito in 30 metri e ritorniamo in 2 metri. Andiamo a vedere la modalità di configurazione del display che si effettua all'accensione. All'accensione tengo premuto il tasto Up ed entro in modalità di configurazione. In questa modalità posso rivedere i valori di oscillatore locali impostati. Vedete qua. Che ho dei valori di comodo, questi sono i valori di oscillatore locale del transverter. Ci sono 16 locazioni possibili. Questa è la prima che utilizzavamo dopo. Questa è un'altra. Andiamo a modificare questo valore. Premo il tasto Enter. Nella riga di sopra mi permette di inserire, partendo dai 100 GHz, la cifra fino ai 100 Hz. Inseriamo un valore di 24 GHz e 123 MHz, quindi il primo 0 va bene, schiaccio Enter, passo al secondo, 1, 2, Enter, passo ai 1 GHz, 1, 2, 3, 24 GHz, facciamo giusto un valore, 1, 3, mettiamo giusto una cosa così. Per vedere come funziona. Supponiamo che siete riusciti ad arrivare a una precisione di 7 MHz tondo tondo. Quando arrivo a modificare l'ultima cifra e premo di nuovo Enter, il valore viene registrato. Sì, adesso completo il giro del valore di oscillatore locale. Questa è mia figlia che batte sulla porta dello shack e 3, questo è il valore che abbiamo inserito. Per uscire dall'impostazione
dal modello di configurazione bisogna spegnere il display. Un'ultima cosa, se all'accensione tengo premuto il tasto Enter, la formula di calcolo della frequenza di uscita fa conto che l'oscillatore locale sia più alto della frequenza di uscita, quindi applica la formula con la sottrazione anziché la solita addizione.